Siamo con Girolamo Grammatico, gli diamo il benvenuto. Girolamo è all'esordio nella narrativa, anche se ha alle spalle alcune pubblicazioni di poesia e di saggistica. Adesso è al debutto nella narrativa con un editore importante come Einaudi, in una giovane collana di successo, Gli Unici. E gli chiediamo subito di raccontarci un po' la genesi di questo libro, anche come ha intercettato anche l'attenzione di Einaudi. Credo che qualche brano, almeno io ho letto qualche brano già pubblicato sul web qualche anno fa, magari non in forma definitiva, credo anche le prime pagine su Minima e Moralia, se non sbaglio. Com'è andata È questa avventura editoriale? proprio andata così. Io, come tanti di noi, forse desideravo da tempo scrivere, pubblicare, insomma, qualcosa che avevo scritto in passato. Però poi, tra il lavoro e la famiglia, avevo deciso 10 anni fa di accantonare questo progetto letterario, ma proprio non per disillusione, per questione di tempo e di energia. Fino alla pandemia. Purtroppo è stato un trauma collettivo che ci ha visto tutti e tutte segregati a casa e ho deciso di riprendere la scrittura. Mi sono iscritto a un corso di Andrea Pomella, questo scrittore Einaudi che io stimo tanto, esperto di autobiografia, di scrittura del sé, e con lui abbiamo deciso di provare a cimentarmi io nella scrittura di un brano, un long form sui senza dimora. Dopo 2 mesi di lavoro, questa storia per la prima volta nella mia vita mi gratificava, era una storia che raccontava bene o male quello che io volevo dire. E così l'ho pubblicata su Minima e Moralia, grazie al supporto dei ragazzi, dello staff che ha appoggiato questa piccola impresa letteraria. E qualche settimana dopo, quella che poi è diventata la mia editor, Dalia Oggero, ha intercettato per caso questo racconto. Quindi mi è arrivata questa telefonata inaspettata. Una mattina io stavo lavorando, mi arriva questa telefonata dove Dalia Oggero, la mia editor, mi dice: signor Grammatico, ho letto il racconto Il primo morto su Minima e Moralia. Secondo lei quella storia può diventare un romanzo? E la cosa bella, ovviamente ho risposto sì, la cosa bella è che durante il corso di scrittura con Andrea Pomella, Andrea disse: cerca di scrivere questo racconto, usò la metafora della fisarmonica. A fisarmonica, cioè scrivilo in modo tale che se un giorno tu volessi dipanare la fisarmonica, tu lo possa fare. Quindi scrivilo con l'idea che dentro c'è qualcos'altro. E quindi per questo ci ho messo 2 mesi per scrivere appena tre pagine, perché l'idea era quella proprio di avere una fisarmonica chiusa. Quando Einaudi mi ha contattato, all'occhio ho detto sì, apriamo la fisarmonica e il romanzo lì dentro. E siamo partiti con il lavoro. È un romanzo, come dire, che si nutre di toni autobiografici. La storia, la sintetizziamo un po', la storia di un giovane siciliano, cattolico, che sbarca a Roma all'università e per mantenersi agli studi, insomma, lavora nel più grande centro di accoglienza per i senza dimora della capitale. Lui ha tanti anni di azione cattolica alle spalle, in un certo senso ha anche un forte desiderio di farsi buon samaritano per il prossimo. Ma mi viene da dire che l'incontro tra gli ideali e la realtà si rivela un po' dissonante. È così? Sì, perché il samaritano, per chi non conoscesse la parabola, è una persona che nel periodo storico in cui vive Gesù viene considerata la feccia dell'umanità. È nella parabola che Gesù racconta per spiegare come si fa a raggiungere la vita eterna, la salvezza e chi è il prossimo necessario da amare. Gesù usa proprio come protagonista questa persona, questa figura. Ed è interessante per rispondere alla domanda perché? Perché questa figura cosa fa? Viene considerata la feccia dell'umanità, eppure scende da cavallo perché vede una persona moribonda per strada e la soccorre. Quindi, al di là della fede di questa persona, di cui non sappiamo nulla, i samaritani in quel periodo storico erano idolatri, blasfemi, erano considerati gente proprio con le idee confuse sulla spiritualità, nonostante, insomma, quella persona sembra abbia un credo fallace, perdonatemi l'assurdità di questa frase, si muove a compassione e salva uno sconosciuto.
Quindi, per tornare alla tua domanda, la fede a volte non basta. Anzi, la parabola ci dice proprio questo. La compassione è un'abilità umana, non è un'abilità di fede. È vero che con la fede uno può chiedere per grazia di essere più empatico, più amorevole, più misericordioso, ma Gesù ci dice che ogni essere umano in quanto tale è misericordioso, è compassionevole. E quindi cosa succede nel romanzo? Che il protagonista, che è felice di essere pagato, di avere uno stipendio per aiutare i poveri, per sostenere i poveri, perché lui, essendo cattolico, pensa di aver raggiunto l'apice della sua carriera, è giovane, e lo pagano, sta con i poveri, che cosa vuole di più dalla vita? Si accorge che questo non basta, si accorge che bisogna sporcarsi le mani, bisogna toccare i corpi degli intoccabili, delle persone di strada, e toccare un corpo malato, moribondo, sporco, un corpo difficile da questo punto di vista, è un'esperienza che nessuno ti ha raccontato. Perché? Perché le esperienze vanno vissute, non vanno solo raccontate. La letteratura è bella perché ti può immergere in un'esperienza altra, ma quando parliamo di solidarietà, di altruismo e di sostegno a chi sta male, bisogna sporcarsi le mani. Lo slogan che accompagna un po' l'arrivo in libreria dei sopravviventi, questo è il titolo del romanzo, è un mosaico di storie fortissime che ci interrogano sul senso religioso e laico dell'aiuto. Mi sembra di poter dire che questo senso, come dire, è ben dosato ed è ben equilibrato in queste pagine, il senso religioso e il senso laico. Sì, l'obiettivo, cioè, non è un mistero, non era scrivere un romanzo cattolico. Il protagonista è cattolico, ma il romanzo è laico. Che significa? La fede cattolica del protagonista non è l'obiettivo, è lo strumento attraverso il quale il protagonista di questo romanzo decodifica la realtà. Realtà che però gli si rivolta contro, cioè quel decodificatore, quello strumento non basta. Non basta perché? Un po' perché in realtà non lo conosciamo bene. Una cosa che mi piace di questo romanzo è che cerca sempre di far vedere che c'è un lato poco conosciuto dei testi sacri e che i testi sacri spesso veramente hanno una saggezza di cui ignoriamo l'origine, di cui ignoriamo la potenza e che se invece la conoscessimo cambierebbe le nostre vite. Però al di là di questo, la cosa interessante è che questo strumento deve decodificare la realtà, gli si volta contro perché? Perché lo strumento in realtà è puro, cioè lui sa che è giusto aiutare chi ha bisogno, solamente che questo strumento non ti spiega come bisogna fare questa cosa. Spesso noi lavoriamo sui sintomi, pensiamo che dare una coperta, dare un panino, dare un tetto per una, 2 notti, un mese sia la soluzione. E poi questa soluzione non accade. Non è tale, e ci chiediamo impotenti come mai, chi è che ha sbagliato, il povero o io? In realtà il libro si interroga sulle cause della povertà. Queste persone sono povere o sono impoverite? Se sono impoverite, la mia spiritualità, che vuole essere pratica, vuole essere incisiva nel mondo, si deve rivolgere a loro, che sono il risultato delle pressioni che non vedo, o si deve rivolgere a chi queste interconnessioni le agita, le gestisce, le manovra. E quindi, insomma, la riflessione su veramente su dove ci posizioniamo nel mondo. È un libro sulla casa, ovviamente, sui senza casa, ma è anche sulla percezione che ho io della mia di casa. Mi sento a casa a Roma, mi sento a casa a Trapani, mi sento a casa in questo mondo. La casa sottintende la dimora, sottintende la trama di relazioni che l'abitano. Spesso non ci sentiamo a casa in una struttura che dovremmo chiamare tale perché quelle relazioni non le sentiamo accoglienti. E questo il Covid ce l'ha insegnato. Tante persone segregate a casa hanno scoperto di non amare quel luogo fatto di persone, purtroppo. Dall'altra parte, se io mi investo sulle relazioni, investo sulla trama di relazioni che abitano la casa, riuscirò ad estendere questa trama e a rendere casa ogni posto in cui mi trovo. Fra i tanti incontri che vive il protagonista con i senza dimora, ce n'è uno che è fra i primi raccontati, che colpisce particolarmente, ed è quello con Carlo, che è un collega di università del protagonista, anche lui siciliano, anche lui molto, come dire, lui bravo, forse destinato a diventare assistente di qualche docente, che invece finisce sulla strada
come dire, assuodire per vivere il Vangelo, per affidarsi alla provvidenza. Ecco, questo è un episodio vero che hai trasfigurato, è di sicuro un episodio che spiazza, che fa crollare certezze. Sì, è un episodio vero, che ovviamente il nome non è reale, e quindi ci sono insomma delle modificazioni necessarie per la questione della privacy. Però sì, io avevo questo collega che poi decise di vivere in povertà. Però perché lo racconto? Perché non vorrei che si passasse il messaggio che certe persone che stanno in strada siano colpevoli della loro scelta o lo abbiano scelto. Lo racconto perché lui fa da cartina tornasole. La povertà in un paese cattolico come il nostro, che ha San Francesco, che è rinomato in tutto il mondo, è una virtù che una persona sceglie. Io posso scegliere una vita morigerata, povera, perché credo che questa scelta elevi la mia vita, elevi il mio spirito. Perché racconto la storia di questo collega che fa questa scelta, nonostante lui abbia casa, aveva tutto pagato all'università dai genitori? Perché di contro ci sono i senza dimora che non l'hanno scelto. Non sono poveri, sono impoveriti. E infatti non a caso loro, anche quando dicono no, ma io non voglio entrare nel centro d'accoglienza perché ho deciso di dormire per strada, spesso quelle scelte non sono dettate da una libera autodeterminazione. Sono dettate dal fatto che posso scegliere il dormitorio, la strada, la panchina, la strada, il dormitorio. Cioè, se io posso scegliere fra 3-4 opzioni simili, è come se non scegliessi. Io faccio sempre l'esempio: noi che abbiamo la fortuna di stare bene, di avere una casa, uno stipendio, non abbiamo la preoccupazione su cosa mangiare. Noi abbiamo la difficoltà nello scegliere cosa mangiare. La carne, la pasta, il riso, lo sformato, vegano, non vegano, cioè anzi più scelte abbiamo davanti, più ci troviamo in difficoltà. Per i senza dimora non è così. Loro non possono scegliere. E quindi quella libertà, quel dire va bene, ma io sto qui perché ho deciso di stare lì, non è reale. È spesso una narrazione necessaria per giustificare una condizione di vergogna. Quindi quella storia che racconto di quel ragazzo va contestualizzata in contrapposizione a tutte le altre storie di scelta obbligata. Ringraziamo Girolamo Grammatico, autore dei Sopravviventi per la casa editrice Einaudi. Lo ringraziamo, gli diamo appuntamento alla prossima. Grazie a voi per questa grande opportunità, mi fa davvero piacere.